Riconoscimento vocale senza addestramento, sintesi vocale, traduzione, trascrizioni di file audio, conversione di testo in formato audio, tutto offline in un unico programma open source gratuito per gli utenti di Linux. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Qualche giorno fa, sfogliando il catalogo dei Flatpak di FlatHub, mi sono imbattuto in un programmino che promette di fare tante cose. Si tratta di SpeechNote, un'applicazione che, leggiamo la descrizione, consente di prendere, leggere e tradurre note in molteplici lingue. Utilizza riconoscimento vocale, sintesi vocale e traduzione automatica per farlo. L'elaborazione del testo e della voce avviene esclusivamente offline, localmente nel tuo computer, senza usare una connessione di rete. La tua privacy è quindi rispettata. Nessun dato viene inviato su internet. Quindi io ho provveduto a scaricare questo programma che in formato Flatpak richiede lo scaricamento di circa 900 MB di dati che vanno ad occupare quasi 3 GB di spazio su disco. Ho già installato il programma per semplicità, verificando il sito web del progetto su GitHub vediamo che la prima opzione è proprio quella di scaricamento da FlatHub in Flatpak, quindi chiunque abbia nel proprio centro software già attivo ed integrato il formato Flatpak può installarlo con un clic, altrimenti qui vediamo nuovamente la descrizione, i modelli di sintesi e riconoscimento vocale che sono integrati nel programma, il motore di traduzione automatica, le lingue supportate sia per dettatura, sintesi, trasformazione di audio in testo, viceversa, che sono supportate e vediamo che per l'appunto per gli utenti di Linux la prima soluzione è quella Flatpak, altrimenti è possibile per gli utenti di Arch Linux scaricare o clonare il nodo di GitHub per poterlo installare. Va anche detto che sono previsti un paio di add-on che consentono di sfruttare l'accelerazione grafica di schede AMD Nvidia perché taluni profili di riconoscimento e sintesi vocali sono piuttosto impegnativi da gestire a livello di risorse per il computer. A questo scopo è comunque prevista una versione minuscola, un pacchetto disponibile nella pagina delle release in formato Flatpak, che può essere scaricato in un file da circa 46 MB ed installato con il comando flatpak install nome file per ottenere un risultato che è altrettanto valido, anche se limitato ad alcuni servizi in maniera tale che quelli più impegnativi per le risorse del computer non vengono inseriti. È un'ottima opzione per chi voglia sfruttare buona parte delle caratteristiche di questo programma senza avere bisogno di un computer con potenza di calcolo o una scheda grafica potente per semplificargli il lavoro. Avvio il programma, che è già completo dei profili di lingue che io ho selezionato sia per l'italiano che per l'inglese, se ne possono aggiungere altre, per cui la prima cosa da fare è sempre e comunque entrare su Lingue. Ci sono differenti profili per il riconoscimento vocale, per la sintesi vocale o per la traduzione. Io qui ti mostro un'anteprima di quelli che ho sperimentato e scaricato e attivato. Ne ho provati diversi. I primi sono per l'appunto quelli che consentono il riconoscimento vocale. I secondi sono quelli che permettono la sintesi vocale con diversi tipi di voce maschile e femminile in italiano. Infine abbiamo la punteggiatura e il motore di traduzione dall'italiano all'inglese. La punteggiatura è un'ottima cosa e vedremo poi le caratteristiche del programma, è molto migliore rispetto a quello che io ricordavo in programmi blasonati come Dragon Naturally Speaking, all'interno del quale comunque si dovevano dettare i simboli di punteggiatura, virgola, punto, punto e a capo. Questo sistema invece, grazie all'inflessione della voce, inserisce automaticamente la punteggiatura. Come dicevo, i profili audio per le lingue italiano e inglese sono molteplici. Una volta scaricati i profili audio linguistici per le lingue desiderate, sia per la sintesi che il riconoscimento vocale, passiamo all'azione e vediamo come si comporta il programma. Come dicevo, le possibilità non sono solo quelle di dettatura o sintesi vocali di testi che possono essere benissimo incollati o anche digitati semplicemente.
ma consente addirittura di aprire file di testo. Sembra proprio che si tratti comunque dei formati solo TXT, però ovviamente l'apertura di un file di testo consente di integrare nella finestra immediatamente il suo scritto, di ascoltarlo o addirittura evidentemente di esportarlo come file audio. Oppure si può importare un file audio per effettuare automaticamente la trascrizione in formato testuale. Se ci spostiamo nella scheda traduttore, vediamo che su file è aggiunta la possibilità di salvare il testo in un formato di testo per l'appunto, o la traduzione possiamo salvare come file e possiamo esportare come audio sia il testo che abbiamo dettato sia la traduzione stessa. Vediamo che il formato può essere MP3, Wave, Vorbis o Opus. Comunque, proviamo con la dettatura. Io ho selezionato il profilo Faster Whisper Medium, che mi sembra quello con il miglior rapporto tra la quantità di elaborazione richiesta e la qualità del riconoscimento vocale. Facciamo una prova. Un benvenuto agli amici del canale YouTube. Sono Dario di Alternativa Linux ed oggi presento un eccezionale software di sintesi e riconoscimento vocale, oltre che di traduzione. Il programma opera esclusivamente offline ed è quindi molto rispettoso della privacy. Nessun dato è infatti inviato su internet. Fermo. La registrazione, il programma si mette ad elaborare, con alcuni modelli il risultato è molto più rapido, ma anche di qualità inferiore. Vediamo come ha comportato. Sono Dario, oggi presento. So che oltre che di traduzione, il programma opera esclusivamente ed è quindi molto rispettoso della privacy. Il sondato è infatti, forse io ho parlato un po' male, ma qui era nessun dato, è infatti inviato su internet. La traduzione automatica non fa un buon lavoro. Non si tratta certamente di un limite di speech note, ma del motore di traduzione automatica Bergamot, che effettua una traduzione parola per parola, quindi letterale, che non sempre assume un senso compiuto e rispettosa della lingua di destinazione. In ogni caso, in questo momento noi possiamo sia effettuare la lettura in sintesi vocale di quello che io ho dettato. Ad esempio, proviamo a selezionare uno dei profili che ho scaricato ed installato e facciamoglielo leggere. Un benvenuto agli amici del canale Rottude. Sono Dario di Alternativa Linux ed oggi presento un eccezionale software di sintesi e riconoscimento vocale, oltre che di traduzione. Il programma. Non male, proviamo un altro modello vocale tra quelli che ho installato. Un benvenuto agli amici del canale Rottude. Sono Dario di Alternativa Linux ed oggi presento un eccezionale software di. Per ciò che riguarda invece la traduzione o la sintesi vocale in inglese, anche per questo io ho scaricato alcuni modelli, tra cui questo qui, che mi sembra uno dei più leggeri ed adeguati per la sintesi vocale. Ovviamente il testo tradotto non è un granché, però sentiamo come si comporta nella lettura. Welcome to the friends on the YouTube channel. I am Dario of Alternativa Linux, and today I present an exceptional software synthesis and speech recognition as well as translation. The program operates exclusively offline and is therefore very respectful of privacy. No data is sent on the internet. Ok. Tra i profili linguistici scaricabili ve ne sono alcuni che permettono la clonazione della voce. Devo dire la verità, io ho provveduto ad addestrare uno dei modelli vocali con la mia voce, quindi vediamo se applicando questo alla lettura con il mio profilo vocale il risultato migliora. Il computer soffia molto perché questo è un modello davvero pesante. Elaborazione. Un benvenuto agli amici del canale YouTube. Sono Dario di Computer soffia. Alternativa Linux ed oggi presento un eccezionale software di sintesi e riconoscimento vocale, oltre che di traduzione.
Non mi sembra affatto la mia voce, nonostante il profilo del campione vocale che io ho provveduto ad attivare registrando il mio audio. Poi facciamo di nuovo una prova insieme. Crea un nuovo campione vocale, usa un microfono, inizia la registrazione. Un benvenuto agli amici del canale YouTube. Sono Dario di Alternativa Linux ed oggi presento un eccezionale software di sintesi e riconoscimento vocale, oltre che di traduzione. Fermo, avviene un'elaborazione, io non ho ben compreso, utilizza il dispositivo di scorrimento dell'intervallo per ritagliare il campione audio nella parte contenente il parlato. Io ho parlato sempre, però selezioniamo questa parte qui e chiamiamola Dario 2. Crea. Perfetto. Adesso facciamo recitare allo stesso modello vocale una parte del testo che avevo già recitato. Seleziono Dario 2, leggere. Elaborazione in corso. Il programma opera esclusivamente offline ed è quindi molto rispettoso della privacy. Il sondato è infatti inviato su internet. A me non sembra affatto la mia voce, oltre al fatto che questi modelli Coqui, non so come si pronunci, mi sembrano quelli più pesanti, nonostante la qualità dovrebbe essere la migliore per ciò che riguarda la sintesi. Quindi non farei molto affidamento su questa funzione di clonazione della voce, perlomeno in questo tra i profili di linguistici che io ho provato non si dimostra all'altezza. In ogni caso, ritorniamo all'interfaccia principale di SpeechNote e diamo un'occhiata alle sue impostazioni, ad esempio quelle sull'interfaccia utente, quelle di riconoscimento vocale, che consente di usare la punteggiatura e l'accelerazione GPU, utilizzare l'accelerazione di GPU, accessibilità ed altri dati. Usa Nvidia, AMD ROC, io questo lo posso disattivare. Mi fa vedere i profili di linguistici che ho già attivato. Devo dire che il programma in linea di principio raccoglie davvero tanti modelli linguistici di sintesi vocale, oltre al motore Bergamot di traduzione automatica, che però è piuttosto limitato perché, come visto, effettua una traduzione letterale parola per parola che non fa un buon risultato. In ogni caso il software è il massimo che si possa desiderare, il programmatore, il suo sviluppatore, ho verificato che rilascia di continuo aggiornamenti e sta molto dietro allo sviluppo del software, quindi quando tu dovessi provarlo potrebbe avere anche un'interfaccia ancora migliorata, che potrebbe essere evidentemente migliorata specialmente per ciò che riguarda la selezione delle lingue, perché come io entro in inglese vediamo una quantità di modelli davvero esagerata, per cui mettersi a guardarli uno a uno diventa una cosa davvero impossibile. Abbiamo visto un interessantissimo programma che raccoglie il meglio dei motori di sintesi e riconoscimento e traduzione in tutte le lingue, riunite in un unico software con un'interfaccia grafica che ha delle potenzialità davvero forti. I limiti del programma sono limiti di alcuni dei modelli linguistici, alcuni possono impegnare in maniera consistente le risorse dell'hardware ed è per questo che consiglio agli utenti che non hanno un computer potente, una scheda grafica potente o con molti core di ricorrere alla versione Tiny, di cui lascio tutti i link nella descrizione, che consente di installare un Flatpak che si scarica autonomamente e con 46 mega alcune limitazioni per ciò che riguarda i servizi, ma che consente di sfruttarlo al meglio anche su computer non così performanti. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver visto il video e alla prossima. Ciao!